Sono Maurizio Scandurra, l'estrosio interventista cattolico della Zanzara di Radio 24. Vi porto a scoprire oggi un'avventura straordinaria che si chiama Marazzato. 70 anni tra ambiente, trasporto, logistica, vissuti sulla cresta dell'onda. Andiamo a scoprire insieme in che cosa si articola uno degli eventi più importanti che terrà Banco Vercelli nel mese di ottobre 2022. Per me stare vicino a questo mezzo, questo Isotta Fraschini, è un'emozione fortissima. È un'emozione fortissima perché questo mezzo rappresenta la storia della nostra azienda, ma anche della nostra famiglia. Il mezzo più amato dal nonno, col quale ha avuto le prime avventure, ma soprattutto il mezzo amato dal papà, papà Carlo, che purtroppo è mancato quest'anno nel 2022 a marzo. E questo mezzo rappresenta per noi anche un esempio di tutti gli altri mezzi che qui abbiamo nella nostra collezione. Collezione una delle più importanti d'Europa, che il papà è riuscito a mettere insieme in circa 15 anni. Oggi abbiamo l'occasione di inaugurare questo importante sito qui a Stroppiana, vicino alle porte di Vercelli, dove abbiamo fatto dei importanti lavori di ristrutturazione. Era un sito industriale che abbiamo revisionato, ristrutturato e adattato proprio per ospitare al meglio il parco mezzi d'epoca. Fare il responsabile operativo di una struttura come questa, di una collezione strutturata in questa maniera, significa un sacco di cose. Ci sono una serie di aspetti più evidenti, più eclatanti, che sono quelli che portano ai risultati che vedete, a questi mezzi restaurati in questa maniera, ma ci sono tutta una serie di aspetti che stanno dietro a questa roba qua, che sono altrettanto fondamentali, dal reperire i pezzi di ricambio al gestire la parte burocratica. Quasi tutti i nostri mezzi sono potenzialmente circolanti, quindi parliamo di collaudi, di revisioni, di iscrizioni ai registri storici. E senza contare tutta la documentazione che noi cerchiamo di reperire e di sfruttare al meglio prima di iniziare ogni singolo restauro, proprio per andare ad operare in maniera filologicamente corretta. Perché il nostro gruppo ha questa collezione? Beh, innanzitutto per la passione del papà. Il camion è sempre stato un punto fermo della nostra azienda, è una passione prima per il nonno, poi per il papà. Abbiamo restaurato, abbiamo fatto degli importanti interventi in questo sito, e ci terremmo molto che fosse un sito che fosse utilizzato, reso fruibile, non solo esclusivamente per gli appassionati ai mezzi storici, ma appunto per tutta una serie di eventi anche extra il tema motoristico. Raccontare una collezione di camion storici è abbastanza semplice, tutto sommato, perché è una storia di uomini e di mezzi. È una storia degli uomini che li hanno progettati, che li hanno allestiti, adattandoli ai vari lavori, che li hanno usati facendo prosperare le imprese, facendo prosperare anche le famiglie. Il miracolo italiano del dopoguerra ha viaggiato sui treni e sui camion, e quindi è parte di questa storia. È chiaro che ogni mezzo ha la sua storia, proprio ai livelli che avevo detto, e qualcuno magari ha una storia più curiosa, più interessante o più lunga degli altri, quindi dovremmo vedere caso per caso. La nostra aspettativa è che questa diventi un po' una casa messa a disposizione un po' di tutti, ecco, perché per il territorio, di poter dare un punto di riferimento anche per quel tipo di turismo che può essere un turismo territoriale sostenibile, e quindi far rete anche con le altre realtà presenti sul territorio per far diventare anche questo un elemento in più che accresce il valore di Vercelli, e facendo rete e squadra con gli altri. I figli che hanno continuato, anzi hanno portato questa collezione ancora più fuori, nelle strade dei paesi, nelle scuole, senza mai chiedere nulla in cambio, sobbarcandosi le spese, aprendo il mondo dei camion e facendone dei giocattoli
che in qualche maniera hanno percorso e continueranno a percorrere in una maniera straordinaria, per quello che voleva il signor Carlo, le strade che da Vercelli portano in tutti quei luoghi in cui la famiglia Marazzato ritrova simmetricamente, diametralmente, in maniera speculare, i valori che l'ha resa grande. La strategia dell'ufficio marketing cambierà in maniera radicale, nel senso che se fino a ieri l'unico responsabile marketing era proprio il titolare della collezione, il signor Carlo Marazzato, ad oggi con la sua dipartita è subentrato un ufficio composto da più persone che si occuperanno di valorizzare al meglio la collezione e di farla conoscere sempre di più sul territorio, allargandola non solo ad un pubblico di appassionati ma anche ad altri potenziali interessati. Verrà creato un sito web dove verranno raccolte tutte le informazioni di questa straordinaria collezione, verrà realizzata una community dove si potranno scambiare opinioni oppure acquistare pezzi di ricambio e parteciperemo a sempre più fiere di settore dedicate ai nostri mezzi d'epoca.